e la restituzione di fondi esigibili, parlando a pochi, se questo diavolo che conosciamo, io credo che sia in realtà un grande ingiustificamento al Stato in qualche modo, che lui continuamente... La bella lezione. Sì, guarda, è un... Credo insomma che tutto gli sia andato meravigliosamente bene e che quindi non può che esprimere la, come dire, la felicità e la gratitudine verso il destino che lo ha. È anche una fortuna strameritata. Non c'è dubbio. Però credo che ci sia questa, insomma, questo fatto di incontrare masse così straordinarie di pubblico, poi con la vita bella di, anche di mercati, di arrivare in tutto il mondo, in fondo. È un giusto riconoscimento del talento, è anche una grande fortuna. Quindi, secondo me le persone fortunate sono molto felici, sono molto belle. Passano per buonissimo. Io volevo chiederti invece, Giuseppe, una cosa riguardo agli altri protagonisti del film, perché poi ci siamo a campi, ci teniamo anche in maniera particolare, perché due di loro, Stratigli e Moni, sono campigiani per l'appunto. Ieri sera è stato qui con noi Carlo, è stato qui sempre con il Carlo, ci ha detto una cosa anche lì. Ha detto, beh, per me è stato facile, ci ha detto Carlo, fare Pozzone, perché alla fine Pozzone è mio come tipo di tipologia di personaggio. Ecco, che giudizio dati di questi personaggi che amiamo tanto a Carlo in Toscana e che hanno avuto anche loro la loro storia artistica, soprattutto Carlo Monti, che tuttora fa tante cose, molto bene, Bachi, insomma, erano a loro e poi chi ha avuto la fortuna di continuare, dei testimoni di questa realtà, hanno continuato, insomma, credo Carlo con una sua identità molto forte, con questa radice contadina mai negata, no? È molto una cosa, credo, curiosa di... Io sicuro non poi così consapevole allora quando l'abbiamo fatto, era proprio questo riuscire a raccontare questa realtà che aveva ancora un piede nei campi, un piede sull'asfalto, nelle strade. Non a caso la sequenza qui che è diventata più amata del film forse, che è quella specie di sproloquio delirante, di delirio urbane che Roberto fa quando all'inizio ancora del film, quando gli dicono la madre è morta, insomma, e lui va verso casa, è abbastanza emblematico questa stessa sequenza, è girata con, in termini tecnici, la camera in carro, cioè un pulmino con la portiera laterale aperta, la macchina da presa fissata sullo chassis del pulmino, ed è un carrello laterale, si chiama in termini tecnici, e questo pulmino va su un rettilineo, su una strada asfaltata, e Roberto cammina per un metro e mezzo più in là sul campo che c'era accanto, e l'effetto è molto fuori, in realtà è una squadratura molto semplice, ma in realtà c'è questo effetto molto forte, perché c'è questo procedere assolutamente chirurgico della macchina da presa, che non ha un sobbalzo, e questa specie di arrancare il povero Cioni nel e curiosamente il primo che mi interessa insomma raccontare è proprio questo film, è molto su queste le zone d'asfalto, insomma, no? Su questa linea, su questo binario. Senti, io invece sono curioso, perché una delle domande che ci fanno spesso e si danno anche la risposta, devo dire, poi bisogna dire appunto se è quella giusta o quella sbagliata. Molti dicono che Benigni ha rinnegato quel Benigni, cioè il Benigni che legge Dante ormai ha volutamente dimenticato il Benigni che bestemmia in questo piano sequenza. Ecco, ti chiedo, tu me lo conosci?
C'è davvero la voglia di dimenticare questo linguaggio voglio bene, oppure è un percorso artistico? No, è la cosa che ti dicevo prima, cioè questa, io la mia interpretazione è che l'avere questo enorme successo, questi, quindi vincere questa partita con la fortuna, no? Spostato in qualche modo il centro di gravità della poetica di Roberto verso cose che non sono più quelle molto forti, violente, eccetera, dei suoi esordi. Senti, un'altra cosa, al termine delle quali tra l'altro credo di avere una certa risposta, cioè quello era il modo e delle modalità da indicare. Io sono uno abbastanza responsabilità. Senti, al termine del video appunto sulle rotte di Vedi Guardi Voglio Bene, a testimonianza di questi 30 anni che sono passati, c'è una dichiarazione di Minettini e di Donatica. Qui dice: visto l'insuccesso di questo film, lui aveva sotto contratto per altri due film Roberto Benigni. Ebbene, lui non è mai riuscito a far fare questi due film, perché tutte le volte che bussava ad un ufficio di un produttore veniva cacciato fuori dall'ufficio lui e questa volta. Quindi pensate, 30 anni come sono cambiati, adesso avere tra le mani due film contrattati di Benigni sarebbe la fortuna di qualsiasi produttore al mondo. Ecco, da questo uso un termine di tutti, da questo tsunami che è stato il risultato negativo di un film, tu regista come sei riuscito? C'è stata la stessa difficoltà che... Ma puoi vedere la lista. No, dovete ripetere, insomma, anche per il piatto. Ma no, io ho più o meno volutamente scelto una strada che ho chiamato, abbiamo anche trovato il sottotitolo di marginalità consapevole. Sapete come c'è la maternità consapevole, la paternità consapevole, c'è anche la marginalità consapevole, nell'illusione che la marginalità possa essere una scelta e non un'imposizione, no? Poi probabilmente è una marginalità che ci è stata imposta, ma insomma, però fingo che invece sia una scelta, una nobile scelta, no? E quindi ho fatto personalmente, insomma, ho fatto dei film ultimamente un po' chiuso, insomma, penso che il formato potrebbe dire che sia un lungo discorso, insomma, credo che il cinema, per come l'abbiamo conosciuto, il formato di film, nel senso film finzione, di un'ora e mezzo, due ore, destinato alle sale, da quando non è che è stato senz'altro il genere di intrattenimento più straordinario di tutto il Novecento, negli ultimi 15 anni, da quando non è più solo, ma da quando è circondato da miliardi di ore di altre cose, ma anche belle, così non ha più quella forza, la grande forza del cinema è stata di essere solo. Era una sorta di esclusiva e quando era così era una straordinaria macchina di produzione dell'immaginario, cioè aveva una produttività straordinaria. Da quando invece è diventata una, ed era un tutto, da quando è diventata una piccola, sempre più piccola parte di un tutto che invece è diverso di Orisino, che comprende allora il calcio, il talk show, il reality show, le news, insomma, questa storia, secondo me, ha perso gran parte del senso del suo potere, della sua sovranità, e ha un incidente, un peso sull'immaginario collettivo molto più debole di quanto ha avuto per lo meno condiviso con mille altri, con gli altri. Sì, ma insomma, non ha più, secondo me, ha perso in parte il suo charme, anche il suo fascino. In questo senso. D'altra parte ci sono straordinarie forme espressive, mi viene sempre in mente l'opera lirica, no? Quando l'altro siamo saputi in un luogo che non è facile,
che nel, non so, proprio